Quale sarà il futuro della scuola italiana? Sarà un futuro bello, ci auguriamo, fatto di tanti contenuti nuovi. Il futuro della scuola è il futuro della società, questa è una società che cambia rapidamente, noi stiamo cercando di far sì che la scuola continui ad essere il punto di riferimento del cambiamento intellettuale, culturale e quindi sociale del paese. Questo è in tutti i paesi il principale punto di responsabilità politica e culturale di chi si occupa di istruzione. Le novità quali saranno? Quelle che conoscete, insomma, c'è una legge che è stata approvata lo scorso anno e ha introdotto cose importanti, innovative, l'alternanza scuola-lavoro, la scuola digitale, la formazione obbligatoria strutturale per gli insegnanti, un piano eccezionalmente grande, vasto, di lungo termine per l'edilizia scolastica che non era stato mai varato dai governi che ci hanno preceduto per decenni, quindi programma ambizioso che poi ha toccato anche un tema, una piaga storica del paese, precariato storico, e che quindi deve naturalmente fare i conti ora anche con qualche complessità di gestione. Un messaggio agli studenti? Io penso che la scuola insieme e dopo la famiglia sia il punto di riferimento sociale più importante, è il luogo in cui si impara a stare anche con gli altri, che forse è la cosa più bella e complessa della vita, e quindi agli studenti studiate e siatene appassionati, qualunque sia la vostra vocazione. Il punto della situazione sulla sicurezza nelle scuole. Il governo ha assunto questa responsabilità come una responsabilità prioritaria e primaria dall'aprile del 2014, varando un piano per l'edilizia scolastica che non ha precedenti nella storia del paese. Sono 6 miliardi e 690 milioni i fondi destinati, in gran parte già spesi nel primo biennio e in altra parte in corso di stanziamento e o spesa. Gli interventi sulle scuole sono ad oggi 13.000 già realizzati. Quando parlo di interventi non parlo solo del tema della sicurezza strutturale, ma parlo dell'adeguamento degli edifici, tutto quello di cui un patrimonio edilizio che, come sapete, per la metà, un pochino più della metà, risale come edificazione, come costruzione degli edifici a prima del 1974 e che quindi aveva bisogno di un monitoraggio e un anagrafe assolutamente indispensabile per capire dove intervenire. Abbiamo fatto anche questo, maggio di quest'anno abbiamo presentato e reso pubblica l'anagrafe dell'edilizia scolastica, ora abbiamo tutti gli strumenti per operare. Certamente a partire dal controllo dei controsoffitti, che è uno dei temi purtroppo più pericolosi. Chiaramente sono interventi che richiedono tempo, quindi non ne stiamo perdendo nemmeno un minuto anche sugli eventi sismici più recenti, però è chiaro che non c'è per nessuno una bacchetta magica che faccia schiacciare un pulsante e metta tutte le scuole italiane, no, nella condizione ideale. Diciamo che stiamo facendo un grande e rapido lavoro.